siamo nel periodo invernale, quindi nel periodo migliore per gustare i salumi. E però per vedere come i salumi vengono fatti ci troviamo a Nogara nell'azienda Poltronieri SAS che appunto produce salumi. Ne parliamo con Claudio che è il titolare di questa azienda. Intanto grazie per averci accolto Claudio. Grazie a voi. Qual è la storia della tua azienda? Ecco, la nostra azienda è un'azienda che intanto sono uno dei titolari, ma è una società composta da 6 persone ed è un'azienda che nacque da un'idea di mio suocero che a suo tempo volle cominciare a produrre un po' di salami nel retrobottega del proprio negozio. Da lì negli anni poi abbiamo cominciato ad espanderci un attimo, a vedere di trovare nuovi clienti potenziali in giro e poi dopo da una cosa tira l'altra, da una piccola produzione diciamo proprio limitata alla necessità del proprio negozio siamo arrivati a una piccola aziendina che lavora un prodotto tipico della nostra zona. Ecco, quanti sono gli operai che lavorano con te? Beh, attualmente siamo in 11 dipendenti più noi 4 soci, perché ormai i suoceri sono in pensione, quindi si sono ritirati dal lavoro. Ecco, invece venendo alla produzione, che tipo di salumi producete? Beh, noi produciamo diciamo un prodotto che è tipicamente della zona. È un prodotto che spazia dai salumi freschi ai salumi stagionati. Nel gruppo dei salumi freschi passiamo dalla salamella al cotechino, al tastasale tipico della zona, quello che si utilizza comunemente per fare il risotto, alla moretta, che è un altro prodotto locale che continuiamo a produrre, alla salsiccia, a tutta la salumeria fresca. Mentre nel campo dei salumi stagionati, ecco, lì spaziamo dalla stortina veronese, che è il nostro fiore all'occhiello, soprattutto quella sotto lardo, e alla soppressa, alle pancette arrotolate, alle pancette pepate, ai salami da taglio, alle coppe stagionate, a diversi. Adesso stiamo cominciando con del lardo speziato, quindi diciamo che la vastità è abbastanza consistente. Ecco, vorrei chiederti una cosa, una curiosità. E voi quale tipo di maiali scegliete? Con quali criteri? Ecco, noi puntiamo molto su un prodotto di qualità. Per questo ci vantiamo di utilizzare comunque dei suini locali. Quindi la nostra produzione si basa sull'utilizzo essenziale di suini che provengono dalla filiera del prosciutto di Parma e San Daniele. Quindi sono suini che nascono qua nelle zone limitrofe, Mantova, Reggio, Modena, Verona, Veneto in particolare, sono nati, sono allevati e ammacellati qua in zona. E soprattutto allevati con un mantenimento che deve seguire in modo scrupoloso la direttiva del disciplinare del prosciutto di Parma. Quindi voi siete soci di un consorzio, se ho capito bene? Noi non siamo soci perché comunque il consorzio è fatto soprattutto dei produttori del prosciutto. Noi siamo nella zona e ci appoggiamo con macellatori che sono comunque nel circuito della filiera del prosciutto di Parma e San Daniele. E questo per dare una maggiore qualità al prodotto finito? Diciamo che attualmente la filiera del prosciutto di Parma e San Daniele è diciamo l'unica che ha dei canoni ben definiti, scritti nero su bianco, a cui gli allevatori si devono attenere in modo scrupoloso.